Benvenuti a TG Sa di giovedì 17 novembre. De Luca, Monti darà una nuova dignità all'Italia. Dobbiamo essere consapevoli che affronteremo un periodo di sacrifici, ci auguriamo però che siano equi e condivisi. E quanto si legge in una nota riportata sulla pagina ufficiale di Facebook del primo cittadino salernitano. Spaccia nel centro di Eboli, in manette 23enne. Il giovane riforniva ragazzi consumatori locali che lo contattavano sia presso la sua abitazione che presso un chiosco gestito dalla sua famiglia. Starza Brinda, avviati i lavori di messa in sicurezza. Sul posto è arrivato un escavatore per qualche primo intervento propedeutico e di preparazione. Alle 7.30 gli operai erano già al lavoro. A giorni le operazioni entreranno nel vivo. Battipaglia, allarme furti in via Sturzo, 3 casi in una settimana. Nei giorni scorsi ad essere visitate dai malfattori erano stati 2 appartamenti all'interno dei quali i ladri si erano introdotti arrampicandosi sulle tubature. Apparecchi illegali, sequestrato punto di raccolta scommesse a Castel San Giorgio. L'intervento dei finanzieri ha permesso di sequestrare 2 videopoker e 3 PC incorporati in tavoli da gioco, il tutto a disposizione del pubblico. Video chat con il sindaco, torna l'appuntamento in diretta con Ernesto Sica. Martedì dalle 20 alle 21 sarà possibile interagire con il primo cittadino di Ponte Cagnano affrontando tematiche del territorio. A Teggiano una marcia per la festa dell'infanzia, uguali e diversi è il titolo della speciale passeggiata che inizierà alle 9 di sabato dalla frazione Piedimonte e terminerà nel centro storico del paese, scandita da canti, suoni, balli, slogan e dalle esibizioni di artisti di strada. Individuazione siti di stoccaggio della differenziata del Cilento domani in commissione ambiente. La riunione si terrà alle 9.30, prenderanno parte all'incontro l'assessore regionale Romano, l'assessore provinciale Fasolino ed il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcar Troiano. La Solar Battipaglia pronta per la sfida col Chieti. Coach Orlando è impegnato con attenzione sull'aspetto tattico, di fronte infatti ci sarà una delle migliori formazioni del girone, ma Graneri e compagne vogliono dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta contro Firenze. La comicità di Domenico Lannutti al Teatro Ridotto, l'artista torna con un nuovo spettacolo di comicità, magia, poesia e follia dal titolo Niente è permanente, l'appuntamento è per sabato e domenica alle 21 nel Teatro Salernitano. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.